Ciao amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere questo piccolo video. Ciao a tutti, voglio provare queste ciambelline, anicini. Sono delle ciambelline piccoline con l'anice, le ho viste in TV, è una ricetta della chef Pellegrino e mi è venuta voglia di provare. Bene, io faccio tutto nella ciotola, metto la farina, questa è una semplice farina zero, ci metto il lievito, lo zucchero e poi il vino. Si può fare anche direttamente sul piano di lavoro facendo una fontana e mettendo gli ingredienti. Sono simili a quelle che faccio io al vino, perché gli ingredienti, a parte l'anice, sono pressappoco gli stessi, forse cambiano le dosi. Metto l'olio. Continuo con le mani. Come per fare la pasta frolla. Metto l'olio piano piano. La ricetta prevede l'olio di semi di arachide, ma io ho messo il mio olio d'oliva. Lo Ok, continuo ad impastare. Ci metto l'anice, un bel cucchiaio pieno di anice. Anche di più se volete. La particolarità di queste ciambelline è proprio il sapore dell'anice, quindi ce ne va tanto. Ho messo anche un pizzico di sale e l'impasto è quasi pronto. Lo giro poi sul piano di lavoro. E lo lavoro un pochino. Gli anicini sono molto semplici, sono dei biscotti che rimangono così rustici, fatti a ciambelline oppure a biscottini, li fanno sia in Abruzzo, in Sardegna, in Calabria anche ho visto, ma anche qui ai Castelli Romani, le ciambelle con l'anice si fanno, adesso non so se le dosi sono queste, proverò a cercare, per fare qualche altro video. Bene, ora l'ho lasciato riposare ma giusto 10-15 minuti e vado a fare, a creare, ad allungare, a creare dei bastoncini. La ricetta parla di 20 anicini, vediamo se riesco a farne venire 20 con questa dose. Eccoli qua, vedete, sono proprio piccolissimi, vanno chiusi a ciambella e poi bagnati solo da un lato di zucchero e messi nella teglia, sulla carta forno io ho messo. Il forno sta a 170 gradi e continuo. Sapete che l'anice è un digestivo rilassante e ho letto che è anche afrodisiaco. Poi ci sono diversi tipi di anice, c'è l'anice stellato, questo credo che sto usando io sia quello comune. Bene, continuo con i bastoncini e continuo a girare per formare le ciambelline, bagnandole sempre nello zucchero. Intanto il forno è andato a temperatura. A me sono venute 16 ciambelline, forse le dovevo fare leggermente più sottili, diciamo. Dovevo allungare un pochino di più i bastoncini, sarà per la prossima volta. Ho infornato 15-20 minuti ed eccole qua. C'è un profumino incredibile, molto buono. Adesso assaggiamo, questo è l'interno, vedete, si vedono i semi.
Sono buonissime, veramente buone. Fatele perché è semplicissimo farle, come vedete. Sono speciali. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Grazie per aver seguito questo piccolo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!